Dopo la presentazione del progetto AcquaSim Plastic Free, durante la quale si è tenuta la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Regione Campania, Consac Gestioni Idriche S.p.A., Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e Lega Ambiente Campania, miranti al corretto utilizzo dell'acqua potabile e alla riduzione del consumo di plastica, il programma entra nel vivo. A tal proposito, questa mattina si è svolta presso la sede del Parco Nazionale del Cilento una conferenza stampa per il lancio della campagna di sensibilizzazione sul nostro territorio. Noi oggi vogliamo proprio sensibilizzare i nostri ragazzi, in particolare le nostre famiglie, ma anche l'appello ai genitori e ai nonni, e dire: utilizzando meno plastica e utilizzando prodotti biodegradabili o utilizzando prodotti riciclabili o prodotti riutilizzabili, noi facciamo del bene all'ambiente. Fare del bene all'ambiente significa fare del bene alla nostra salute, perché c'è un binomio scindibile ambiente e salute. Fare del bene all'ambiente e alla salute oggi significa preoccuparci un po' di più della salute dei nostri figli. Il programma AcquaSim Plastic Free ha finalità civico-educative, partendo dal basso e promuovendo nei più giovani il corretto utilizzo dell'acqua potabile, limitando la circolazione di plastica e di prodotti monouso. Saranno coinvolti infatti attivamente 13.000 alunni delle scuole dell'infanzia e primarie del Cilento e Vallo di Diano, a cui nell'ambito di attività e percorsi didattici specifici saranno distribuite altrettante borracce in alluminio riutilizzabili. Con questa azione informativa volta alla educazione e sensibilizzazione di un'ampia fascia della popolazione, si stima un abbattimento di 9,5 milioni di pezzi di plastica in tutto, risparmiati all'ambiente in un solo anno nel territorio del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni.